Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Allora, dottore Erga, cosa suggerisce per quanto riguarda la strategia sulla borsa americana e sul dollaro? Ma, innanzitutto sulla borsa americana, secondo me io sono un attendista, perché non credo assolutamente che sia ancora passato il momento, diciamo, di grossa incertezza riguardo alla politica della Fed, non nel senso se poi i tassi verranno alzati, ma la velocità alla quale ciò succederà, ossia a quale progressione. Perché riguarda il biglietto verde, molto semplicemente io vedo la possibilità di un apprezzamento del biglietto verde molto superiore alla possibilità di un deprezzamento del biglietto verde. Dunque noi siamo, diciamo così, dollaristi, come si suol dire. Questo è proprio termini molto sintetici quello che noi vediamo in questo momento. Certo, avete anche un obiettivo? Ma io veramente non sono un grosso così credente in quella strada della charity di cui molti parlano, nulla contro il contrario. Io credo che possa scendere ancora un po', sì. Se no può anche arrivare a 1,05, 1,0550 e possiamo sicuramente ritestare i livelli che abbiamo visto in precedenza quest'anno. Questo non è da escludersi. Va bene, adesso ci fermeremo solo per la sigla, quindi entriamo in countdown, sentiremo ancora Silvia Berzoni con le prime informazioni su Janet Yellen e soprattutto quelle che sono le reazioni del mercato in apertura di giornata in attesa di qualche indicazione ulteriore di politica monetaria. Ecco Janet Yellen, dunque in diretta sentiamo i primi passaggi mentre apre Wall Street. Andiamo ad ascoltare il presidente della Federal Reserve. Non ci sono commenti sull'andamento dell'economia o sulla politica monetaria da mettere in conto, spiegano i colleghi di CNBC. Siamo in countdown per l'apertura, sono le 15:29. Ricordiamo ieri il mercato americano chiuso in calo, era il Veterans Day, oggi si torna al pieno regime degli scambi con un occhio puntato anche sul dollaro che per ora esita a rafforzarsi ulteriormente. Opening bell per Wall Street, un'apertura che dovrebbe confermare le linee guida già date dai future che indicavano una partenza negativa e quindi potremmo vedere proprio sull'apertura un primo segnale in questa direzione in un'ottica di cautela. Quindi atteggiamento attendista a Wall Street da parte degli investitori, meno 0,2% in apertura l'indice Dow Jones, meno 0,29% l'S&P a 2068, meno 0,3% il Nasdaq. Il Nasdaq ieri ha chiuso con un meno 0,3%, apre con un meno 0,4%. Quindi Janet Yellen ha già fatto sapere che non commenta sulla politica monetaria nel testo del discorso che è stato diffuso sull'apertura degli scambi. Quindi questa è la prima indicazione che abbiamo raccolto da Janet Yellen, presidente della Fed, che era uno dei temi attesi per l'inizio della giornata statunitense. That's important to point out because the gloom is so. Che non tratterà argomenti legati all'economia o alla politica monetaria in questo suo intervento che era schedulato per una giornata che si concentra proprio sulle esternazioni dei banchieri centrali a partire da quelli della Federal Reserve. Per quanto riguarda l'apertura di Wall Street, l'atteggiamento del mercato è abbastanza cauto in avvio con prevalenza di segni meno 0,5% per il Dow Jones, meno 0,4% anche per l'S&P. In apertura vediamo Macy's ancora debole dopo che ieri aveva perso fino al 15%, occhi puntati soprattutto su Apple. Il gruppo, infatti, secondo quanto riferiva il Wall Street Journal, avrebbe avviato colloqui con le banche per sviluppare un sistema di pagamento person to person via telefonia mobile e sarebbe un'altra vera rivoluzione targata Apple. Quindi consideriamo anche questo titolo, ma sentiamo Silvia Berzoni da New York con le prime indicazioni sull'apertura degli scambi a Wall Street. A te la linea.
La partenza dunque, come dicevi, positiva per Apple, appunto sulla notizia di un nuovo sistema peer-to-peer che è pronto a dare battaglia agli altri sistemi già esistenti di PayPal, di Google, di Square, la società fondata dall'attuale numero uno di Twitter. Si guarda anche però al retail con Coles che sale di oltre 7 punti percentuali, la catena di supermercati infatti ha visto dati che battono le attese degli analisti con un utile per azione a 75 centesimi. Attenzione anche a Viacom, delude le attese degli analisti, l'utile in linea a $1.54, i ricavi però sono in calo del 24%, in particolar modo la componente legata ai film dovuti al dollaro forte. Attenzione chiaramente al comparto retail anche in vista del dato di domani, le vendite al dettaglio che sarà chiave in vista della stagione delle vendite del Black Friday. Certamente intanto osserviamo l'indice S&P 500 che è in calo per la sesta sessione borsistica, quindi un segnale di debolezza arriva proprio dall'S&P 500 che adesso è a quota 2062 punti. E ricordiamo, le borse europee sono tutte in rosso, Milano ha esteso il ribasso e perde l'1,5% l'indice FTSE MIB, tutti negativi i settori europei. Parliamo anche del petrolio che perde il 2,4%, il future è scambiato adesso sotto i $42 al barile, quindi perde un dollaro al barile in termini assoluti rispetto alla seduta precedente. Il prezzo dell'oro invece si orienta su quota 1075 con un calo dello 0,9% in apertura, il cambio euro-dollaro a 1,0739, quindi un mercato che per il momento si piazza sulla linea difensiva in attesa di ulteriori informazioni dopo i dati macro di oggi, sussidi di disoccupazione USA ai minimi a 15 anni. Il settore delle utilities figura tra i leader in apertura, quindi stanno facendo bene le utilities, c'è un titolo che viene messo in luce, Delta Airlines, più 0,7%, di fatto le compagnie aeree stanno beneficiando del basso prezzo del petrolio che si traduce quindi in un costo minore dal punto di vista dei carburanti. Allora facciamo la domanda a Peter Cardillo sul petrolio, la domanda che ci arriva dal signor Pietro che ci scrive: buongiorno, potrebbe chiedere per favore la visione del dottor Cardillo sul WTI, Peter? Sì, io penso che stiamo arrivando, diciamo, ai minimi di questa discesa e quindi probabilmente quando avremo i dati settimanali, cioè le scorte settimanali di oggi, un dato direi piuttosto neutrale potrebbe essere il punto di rigiro per il prezzo del greggio, cioè direi che possiamo vederlo ritornare verso 45. Ricordiamoci però che appunto non è che siamo molto lontano, diciamo, della riunione dell'OPEC nel mese di dicembre e quindi c'è un po' di nervosismo a riguardo, però in effetti io penso che questa nuova discesa fa parte, diciamo, di un rovescio tecnico dall'alto punto e quindi probabilmente stiamo arrivando ai minimi di questa discesa. Certo, sentiamo anche Gian Ergas se ha un'opinione sull'andamento del prezzo del petrolio, perché si sta dibattendo molto delle prospettive del settore dell'energia negli Stati Uniti nel 2016. Avete qualche informazione? Ma noi la vediamo male la situazione del petrolio, io non credo assolutamente che questa sia una cosa temporanea, abbiamo anche detto più volte ovviamente qui a noi che non c'è più questa distinzione tra il core inflation e il non core inflation, ossia l'inflazione senza petrolio, inflazione con petrolio, questo non è un fattore transitorio, noi pensiamo che il petrolio possa scendere ancora. Assolutamente rivediamo anche una situazione adesso di eccesso dell'offerta sulla domanda, vediamo in agguato di Ragnani, vediamo in agguato anche queste grosse petroliere ancorate, piene di petrolio, che più ne ha più ne metta, e vediamo anche gli americani che quando il prezzo del petrolio ha fatto uno spike, ha fatto una salita a $50, sono stati molto scaltri e hanno comprato azioni, opzioni che gli permettono anche di fare cosa? Fare un hedge a $50, anche se il prezzo dovesse scendere a 42-43, questi soldi li fanno e dunque continuano a produrre. Ossia, da più punti di vista vediamo pressione sul prezzo nel breve termine. Certo, chiediamo a Silvia Berzoni se c'è qualche ulteriore informazione da Wall Street. Silvia. E abbiamo il discorso di Janet Yellen, Marina, che ha finito poco fa la sua introduzione appunto alla Fed Conference, questa sera invece sarà alle ore 6, Fed Fisher, il vice
presidente a parlare e il suo tema sarà i tassi di cambio, quindi forse uno degli argomenti più delicati in questo momento, visto che lì si gioca tutta la partita tra Fed e BCE. Ha raccontato quali sono secondo lei i profondi effetti di politica monetaria in un momento in cui dopo la crisi le banche centrali si sono trovate a dover utilizzare degli strumenti e delle politiche non convenzionali. Queste politiche non convenzionali, ha detto Janet Yellen, devono essere pesate, calibrate con molta attenzione perché portano con sé vantaggi e svantaggi. Non li ha enumerati, non ha definito quali potrebbero essere gli effetti di politiche monetarie espansive che durano oltre il necessario, ma ha parlato appunto anche di nuovi canali di trasmissione attraverso cui le banche centrali possono operare appunto per stimolare l'economia e soprattutto l'inflazione. Certamente. Allora, Janet Yellen che cosa ha dichiarato sostanzialmente? Ha detto che la crisi finanziaria globale ha alterato il modo di pensare della politica monetaria. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità. L'Artico incontaminato, casa dell'orso polare. Il cambiamento climatico sta distruggendo questo habitat e gli orsi polari rischiano l'estinzione. E mentre l'Artico si scioglie, le grandi compagnie petrolifere fanno a gara per sfruttarne le risorse e minacciano di inquinare l'Artico per sempre. Per fermare tutto questo, invia Artico 5 al 331-1234-331. Greenpeace si batte per difendere l'Artico dalla distruzione. Aiutaci a proteggere la casa dell'orso polare prima che sia troppo tardi. Invia Artico 5 al 331-1234-331. Come prelevare contanti restando in sella? Per prima cosa, prendere lo smartphone. Poi inquadrare lo schermo e infine ritirare i soldi. Con il mobile banking di Unicredit, prelevi contanti velocemente. Unicredit, prelevi contanti velocemente con il tuo smartphone. MF Milano Finanza presenta la seconda edizione di MF Africa Italia, un numero speciale con tutte le informazioni per fare business sostenibile nei paesi a maggior crescita del continente africano. I settori più promettenti, i personaggi più influenti e tutto quello che c'è da sapere per fare affari e investire nelle nuove economie del continente. In edicola con MF Milano Finanza. Da Euronics sconta e regala! Lenovo Yoga 300 con 4 modalità d'uso e display multitouch a 299 euro! Euronics, questo è il regno della tecnologia! Attesissima Janet Yellen, ma il suo intervento è durato davvero pochi minuti. Il tempo di dire che la crisi finanziaria ha alterato il modo di fare la politica monetaria. Intanto monitoriamo Wall Street che ha aperto in calo e perde adesso lo 0,87% l'indice Dow Jones. Per quanto riguarda il discorso di Janet Yellen, il testo del discorso preparato dalla presidentessa della Fed per la conferenza della Banca Centrale Americana non contiene riferimenti alla politica monetaria né al possibile rialzo dei tassi a dicembre e comunque si è previsto che nel pomeriggio il numero uno della Fed parli nuovamente, non è quindi escluso che possa fare qualche riferimento alle prossime mosse dell'Istituto Centrale. Questi sono i primi commenti raccolti. Siamo sempre collegati con New York, con noi Silvia Berzoni che ci racconta come sta procedendo la seduta a Wall Street in apertura. Sicuramente l'attenzione a questo punto, Marina, da Janet Yellen si sposta a Dudley perché sarà lui a parlare alle 12 all'Economic Club qui a New York e sarà
una sessione aperta Q&A, quindi dal pubblico avranno spazio per fargli domande e per chiedere quali sono le sue intenzioni appunto di politica monetaria e come deciderà di votare a dicembre quando ci sarà l'incontro della Fed. Una giornata sottotono in attesa di un dato importante, quello di ieri, dicevamo alcuni temi come il retailer, call sale del 7%, sale anche Apple che recupera dopo tre giornate a ribasso sulla notizia di un nuovo sistema di pagamenti pronto peer to peer, ovvero per trasferire denaro da una parte all'altra. Il settore media invece è contrastato, dopo i conti di Viacom, Liberty Media, si attendono notizie dall'Investor Day che si tiene proprio quest'oggi. Benissimo, grazie Silvia Bezzoni, buon lavoro. Sentiamo anche Bob Pisani dal floor del New York Stock Exchange, andiamo a sentire i commenti per l'S&P che sembra poter dare un segnale grafico importante o comunque considerato attentamente perché è a 2061 punti. Quindi c'è anche un passaggio di intervista, sentiamo David Faber. Yearly chat with the chairman of Liberty Media, also the chairman of Liberty Global, John Malone. Sometimes people may parlerà John Malone tra poco, è il numero uno di Liberty Global, quindi CNBC in questo momento si sta focalizzando su alcuni gruppi, in particolare Liberty Global. Noi rientriamo per vedere che cosa succede a Milano. Allora, meno 1,6% dopo l'apertura di Wall Street, testiamo i minimi della seduta, lo facciamo con Federico Dalla Bona, grazie per essere con noi, analista tecnico, buon pomeriggio. Buongiorno Marina, buongiorno a tutti. Vediamo questa discesa che segue anche l'onda negativa di Wall Street, l'Europa era già in rosso, quindi sta ampliando il ribasso di questa giornata. Che possibilità vedete di reazione? Ma guardi, attualmente sembra che potenzialità di reazione ce ne siano gran poche, anche perché anche sugli Stati Uniti in questo momento c'è una fase di arretramento che sta proseguendo dopo i ribassi che erano cominciati dal picco relativo di ieri, per cui non sembrano esserci segnali di reazione imminenti neppure sul mercato di Wall Street e questo di conseguenza si andrà probabilmente a riflettere anche sull'andamento del mercato italiano. Adesso, proprio finché parliamo, abbiamo avuto la violazione di quota 22.000 punti da parte dell'indice FTSE MIB, un livello di supporto che reggeva da tre settimane quasi, e in questo momento io devo segnalare appunto che per quanto riguarda le mie personalissime posizioni rialziste sul segnale che stavo seguendo dal 6 ottobre, preferisco chiudere le posizioni sull'indice, proprio perché da qui in poi c'è il rischio che ci possa essere un'espansione del movimento fino ai 21.400-21.600 punti, per cui potenzialmente ecco un allargamento ancora del ribasso fino ai primi giorni della settimana prossima. A fronte di questo devo dire che comunque per quanto riguarda almeno i 10 titoli più capitalizzati del listino, con l'esclusione del comparto bancario che oggi sta soffrendo e di FCA, ecco, sugli altri titoli non sono ancora stati rotti dei supporti degni di nota, per cui credo che da un punto di vista operativo da qui in poi chiudo appunto le posizioni sull'indice per tenere le mani libere nel caso fosse necessario impostare posizioni di copertura, però con la sola eccezione di FCA che avevo in portafoglio negli ultimi giorni e che attualmente sta sotto al supporto di quota 12,80, non vedo la necessità di chiudere i titoli, ecco, per cui eventualmente attenderò i primi giorni della settimana prossima per valutare se sia il caso appunto di impostare posizioni di copertura sull'indice o magari di liquidare qualcosa di più. Però credo che attualmente non ci sia ancora un segnale di inversione al ribasso della tendenza, ecco. Per quanto riguarda le posizioni long diventa troppo rischioso tenerle, come abbiamo detto nei giorni scorsi 22.000 era una soglia anche psicologica di tutto rispetto, per cui non vale la pena tenere aperti i long a oltranza. Però ecco, sull'indice vediamo, perché attualmente il segnale di inversione ribassista non c'è, per cui potrebbe anche essere semplicemente un allargamento provvisorio del ribasso fino alla zona appunto dei 21.400-21.600, dopodiché potrebbero di nuovo scattare delle occasioni di acquisto, per cui attualmente ecco preferirei piuttosto ecco conservare i titoli magari andando a coprire con qualche posizione short o sul derivato appunto con le opzioni, comunque ecco, in ogni caso la posizione rialzista è stata per il momento chiusa. Allora, meno 1,9%, quindi andiamo a vedere un'ulteriore discesa dell'indice che adesso sfora a ribasso i 22.000 punti, quindi questo è un segnale forte che arriva mentre ci accompagniamo sull'apertura di Wall Street con le borse europee tutte in ribasso. Alcune domande dalla Bona, voleva chiederle il signor Marco da Milano se ha ancora il coraggio di essere rialzista sul nostro indice dopo i ripetuti segnali di stanchezza mostrati da Wall Street e se sì con che target per fine anno?
No, come dicevo prima, adesso appunto in violazione di quota 22.000 l'avevamo anticipato insomma nei giorni scorsi, quello lì era il livello di stop che mi ero prefissato sull'indice. Sotto i 22.000 la posizione rialzista sull'indice è chiusa, per cui attualmente non ho a disposizione dei target da qua a fine anno. L'idea appunto è che adesso ci possa essere questo ampliamento potenzialmente fino ai 21.4 o 21.6 e lì attenderò segnali per vedere se sia il caso di tornare a comprare di nuovo. Comunque sui titoli, ripeto, ci sono stati anche dei movimenti piuttosto interessanti negli ultimi giorni, anche su temi piuttosto pesanti. Movimenti buoni ad esempio sul comparto assicurativo, alcuni recuperi interessanti anche sui petroliferi. Ecco, ha risposto, scusi alla domanda, non ho capito se ha dato la risposta che chiedeva il telespettatore, se ha un target per fine anno per il FTSE MIB. Allora no, dicevo, avendo stoppato la posizione rialzista in questo momento devo aspettare che torni eventualmente appunto sui 21.4, 21.6 per vedere se è il caso di ritornare al rialzo, però il target rialzista è subordinato alla tenuta del segnale. Il segnale era ancora vigente dal 6 ottobre scorso, si poggiava sulla tenuta dei 22.000 punti. Una volta violati i 22.000 punti non c'è motivo di fissare dei target al rialzo. Adesso ho chiuso la posizione rialzista e aspetto il prossimo segnale. Andiamo a sentire anche Rick Santelli dalla Borsa Merci, perché sta parlando del cambio. Quindi c'è un'accelerazione del cambio euro-dollaro, 1,0779 adesso. Quindi le parole di Draghi oggi non hanno mandato indietro l'euro, anzi hanno comunque...